Buonasera pubblico di Onda Strike e di Onda TV, immancabili, puntuali come ogni giovedì per i nostri pronostici, le nostre scommesse sportive, ma anche per l'analisi su quello che è accaduto in Champions League. Saluto subito i nostri due opinionisti, Valerio Di Fonso, buonasera, ben Buonasera a trovato. tutti quanti. Buonasera Claudio Pacella, buonasera Andrea, anche buonasera a tutti. a te. Bene, allora prima di addentrarci in quelle che sono le dovute considerazioni, partiamo subito con le vincite, ne abbiamo raccolte diverse, ne abbiamo scelte tre, quelle più interessanti, ora le vediamo insieme, le andiamo a commentare. Claudio, 3 euro giocati, 638 vinti più o meno. Ecco, com'è andata questa giocata per voi? Sì, la prima schedina con i pronostici giustamente indovinati sono tutti di Serie A, le 6 gare, per l'appunto iniziando con la vittoria esterna a Verona del Napoli 3-1, l'1 al Pescara, bellissima la vittoria sul Genova, eclatante 5-0 del Pescara Zemaniano, poi diremo anche qualcosa, X fisso a Sampdoria Cagliari finita 1-1, 2 del Sassuolo ad Udine, vittoria esterna 2-1, 1 alla Roma col Torino, povero Torino, 4 gol, 4-1 e per il finire 1 del Milan con la Fiorentina, 1 fisso e finita 2-1 come noi avevamo pronosticato, se ricordi, quando nella settimana scorsa c'era da pronosticare il risultato di 2-1. Ebbene, non sono È ancora anche una piccola intappato soddisfazione. nell'Alzheimer, ricordo benissimo perché è proprio così. E quindi bravi ai nostri due opinionisti. C'è un'altra vincita da 685 euro, 5 giocati, quindi anche questa direi un importo consistente, Sì, non si mentre qui discosta molto, sì. sì, abbiamo le partite di martedì e mercoledì, tutta Champions, 4 per l'esattezza, iniziando con il 2 all'Atletico Madrid sul Bayer Leverkusen, più gol e effettivamente è finita 4-2. Poi c'è la bellissima partita che ho visto Manchester City in Monaco, 1 più over, tant'è che è finita 5-3. Poi abbiamo gol più over, anche qui Siviglia-Leicester. 2-1, minimo 3 gol, indovinate, tutte e due le squadre hanno segnato, per finire poi il 2 più under, e qui non poteva che finire o 0-1, 0-2, e così è stato ieri sera 0-2 la Juve ad Oporto, 5 euro, 685 vinti, bella. Bene, complimenti ad entrambi. Non è finita, Valerio. Qui abbiamo 10 giocate, 10 euro giocate, insomma, siamo al limite. Eh Oltre 400 vinti. sì, più di 400 euro vinti con diversi campionati che sono stati giocati. Si inizia dalla Liga, l'1 del Siviglia contro l'Eibar, partita che si è conclusa 2-0, poi si passa in Ligue 1 in Francia, Caen Lille 0-1, stesso risultato per Lorient Nizza, poi il pareggio per 1-1 fra Metz e Nantes, e per concludere in Francia Angers Nancy, partita che si è conclusa per 1-0. Si va in Italia, il posticipo del sabato, Empoli Lazio, partita vinta 2-1 dalla formazione romana. Si torna in Spagna, Serie B, Girona-Mallorca, partita che si è conclusa 1-0 in favore dei padroni di casa. E poi si torna in Italia, questa volta per il girone C di Lega Pro, Foggia-Matera, partita che si è conclusa per 3-1, e Fidelissandria-Casertana, c'è l'over 1,5, la partita è finita 2-0 in favore della Fidelissandria. Bene, complimenti anche perché non erano gare facili, no, da giocare, quindi davvero bravi, bravi tutti. Ma partiamo da dove? Dalla Champions perché è la notizia, insomma, sono le gare più fresche. Una Juve sottotono, possiamo dire quasi in una prima frazione di gioco perché faceva fatica, non è possesso palla che l'ha mantenuto dall'inizio alla fine, ma a centrare, no? La porta. E poi Claudio, sono arrivati questi due gol, direi una garanzia, un'ipoteca, no? Per il Sì, passaggio a noi turno. avevamo detto, e non solo noi, credo, dopo il sorteggio, che la Juve tra le squadre più forti aveva incontrato appunto quella meno forte, si è vista ieri sera e così è stato. Non è stata una bella partita tecnicamente, una partita sottotono, come dicevi, a ritmi bassi, dove il Porto mi ha deluso perché giocando in casa ha prevalentemente giocato dietro. Avendo una difesa quasi a 6, 6-3-1, poi con l'espulsione di Telles non c'è stata più gara. La Juve ha fatto il suo, diciamo anche non sudando molto, effettivamente era superiore al Porto. Io credo che, a meno che non sia così clamoroso il ritorno, ma il 70-80% la Juve è riuscita a passare questo turno, era favorevole e così è stato sul campo. Certo, anche perché il ritorno, Valerio, è allo Stadium, uno stadio che resta diciamo inviolato sia in Italia sia in Europa per quanto riguarda ovviamente questa stagione, quindi una Juve che può pensare già ai quarti di finale, non so fino a che punto perché poi c'è sempre la gara da giocare, ma al di là di quello che saranno gli scenari futuri, che Juve hai visto ieri sul campo?
Beh, una Juve ben messa, un solida trazione anteriore che stiamo vedendo da ormai più di un mese. Si è iniziato a giocare con questo tipo di modulo dalla partita casalinga Juventus-Lazio, Allegri non l'ha più abbandonato. Comunque il fatto di avere fatto due reti fuori casa e giocare la prossima allo Stadium, dove l'ultima squadra ad uscire incolume è stata il Siviglia, mi pare. E ti dà garanzie per i quarti e anche per poi preparare la gara che ci sarà prima di Juventus Porto, che è una gara abbastanza delicata per la Juve, che sarà Juve Milan. Quindi un risultato che gli va bene in Champions, gli va bene anche in campionato, perché potrà far rifiatare magari qualche senatore. Certo, qualcuno mentre ieri vedeva il match, Claudio diceva: ma questa Juve può vincere la Champions? Perché insomma c'è un Porto che non è la squadra più laboriosa, che è capitano un sorteggio favorevole. Però attenzione, cioè, questa Juve secondo te ottiene più successo a seconda della squadra che è di fronte o a seconda delle motivazioni? Perché magari, Sì. ecco, se ci fosse stato un Eh sì, Barcellona, la grinta dal primo bravo, minuto, no? bravo. Non Ci so se fosse questa è stata, un'analisi. allora io porto così un confronto anche per gli amici che ci ascoltano. Io ho visto la gara il giorno prima, Manchester City-Monaco. Ci saranno stati anche degli errori del portiere, di qualche difensore, ma una gara spettacolare con ritmi totalmente diversi da quella di Porto-Juve. Una gara dove ci sono stati dei gol fantastici, quello di Falcao, tecnicamente quasi impossibile, perché chi ha giocato a calcio sa che facendo il pallonetto da fuori l'area, avendo uno specchio così anche verso la traiettoria del portiere che ti viene a chiudere da dentro l'area, è riuscita a Falcao a fare un pallonetto stando a 8 metri dal portiere, praticamente impossibile, veramente un bellissimo gol, così come lo è stato anche il gol del Manchester City al volo a Puro de Guerro. E ci sono stati degli errori, come succede sempre quando in una gara ci sono 8 gol. Però, come dicevi, bravo Andrea, hai preso quell'angolo. Io non so se innanzitutto avrebbe messo in tribuna Bonucci se la gara non fosse stata con il Porto, ma con o il Manchester City o magari il Barcellona, come dicevi. E la gara non poteva essere affrontata come ha fatto ieri la Juve con quel ritmo, perché davvero le altre squadre hanno corso, corso, corso tanto, compreso l'Atletico Madrid. Valerio, le mosse di Allegri, entra a Piazza e poi tutti in piazza perché c'è stato il gol e sembra quasi una strana, una piacevole coincidenza, no? Cambio, gol. No, Come se avesse azzeccato. ma lui li Sì. prende tutti, ha preso quello di Piazza, ha preso quello di Dani Alves, Sì. Allegri, su questo non si discute perché le sa leggere molto bene le situazioni quando la partita arriva negli attimi fondamentali, nei momenti fondamentali, e ci ha azzeccato. È un allenatore molto bravo, lo sappiamo, dispiace che molto probabilmente non rimarrà alla Juve, probabilmente andrà in Inghilterra, dove per un allenatore italiano che va ce n'è uno che torna, perché Ranieri è stato appena esonerato all'Leicester. E per la Juve comunque va bene tenerlo almeno fino a fine, cioè va bene tenerlo fino a fine stagione, perché con Allegri si è arrivati alla finale di Champions, dove non ci si è arrivati con Conte, e magari ci si può ritornare. Giocando con un altro modulo, perché ha avuto il coraggio di cambiare, ha avuto il coraggio di passare dal 3-5-2 al 4-2-4 praticamente, ed è un allenatore che riesce a fare necessità virtù, perché fondamentalmente quello che manca alla Juve in questo momento è qualcosa a centrocampo. Quindi lui schiera più attaccanti possibili e mette in mezzo al campo quelli che sono i giocatori che ritiene più in forma in quel momento, quali può essere una volta Pjanic, una volta Khedira, una volta Marchisio, che poi fanno a turno per la rotazione. Allora, sorpresa, chiudiamo la Champions, sorpresa Pescara con effetto Zeman fra poco, prima però le schermate per concentrarci invece sulle gare di questo fine settimana e ringraziamo Giovanni che questo giovedì gioca con noi come è suo solito insomma, nelle ultime gare, quindi grazie Giovanni, vediamo un po' che cosa ci propone, comincia da Napoli-Atalanta 1.
Beh, è una partita complicata per il Napoli, sembra una partita semplice, però l'Atalanta può essere una squadra rognosa per i partenopei, lo si è visto all'andata, il Napoli non è riuscito a vincere sul campo di Bergamo e comunque resta uno dei campi più difficili della Serie A. Nonostante ciò, gli azzurri devono e sono chiamati a fare i 3 punti per questa corsa Champions, per rimanere comunque agganciati all'Europa che conta. E non perdere terreno e non farsi recuperare né dall'Inter né perdere terreno nei confronti della Roma, quindi io l'appoggio pienamente. Questo uno magari saranno proprio le motivazioni, oltre alla differenza tecnica, a spingere il Napoli verso i 3 punti. Una gara, quella tra Juve e Empoli, che non fa bene solo alla Juve ma anche al Pescara, pensando alla lotta salvezza. Juve-Empoli, scontato risultato. Qua dice uno più gol dello scommettitore. Io veramente l'Empoli che va a segnare allo Juventus Stadium Insomma, non lo noi vedo né ora né mai. forse a Carnevale, su questo potrebbe essere l'unico nesso, O a eh? Carnevale o non ce ne voglia l'Empoli, però per la media gol che ha la squadra toscana, almeno in Certo. questa stagione, trovandosi di fronte alla Juve, magari il 30 febbraio potremmo vedere una partita del genere. Per il momento pronostichiamo solamente l'1 a favore dei bianconeri. Allora, under 2,5 Palermo Sampdoria, ricordiamo che significa, anzitutto. Beh, che non si supereranno i 2 gol E ci in può totale. stare in questa gara? Beh, Ma insomma. io sono di un altro avviso. Oddio, ci potrebbe pure stare, nonostante il mio pronostico. Io vedo più che altro il gol per vari motivi. Innanzitutto, la difesa rosanero non è di sicuro impenetrabile, è la terza peggior difesa del campionato. La Sampdoria sta attraversando un buon periodo. E nonostante ciò, comunque, il Palermo è chiamato a una prova d'orgoglio e a fare una partita importante per coltivare ancora speranze, quelle poche speranze di salvezza che la matematica offre. E quindi io pronostico un gol, ovvero una partita accesa. Poi magari può finire 1-1, e quindi il pronostico può essere anche questo. Crotone Cagliari ci dice Giovanni, gol più over 2,5. Beh, insomma, anche qui un po' la gara sembra quasi delle deluse, no? Beh, il Crotone deve continuare a costruire comunque il suo campionato in casa contro un Cagliari che si trova a 28 punti, la salvezza per i sardi a portata di mano. Magari, ecco, sarà una bella partita. Forse io pronosticherei magari l'1x per stare più sicuro. Quindi 1x anziché il pronostico indicato da Giovanni. Sassuolo Milan. Il Sassuolo direi che ha fatto un bel balzo in avanti guardando la classifica. Certo, il Milan insomma vuole proseguire la lotta all'Europa. Come la vedi? Già Beh, qui 1x vuol dire insomma che è un pronostico sì, il pesante per Milan Milan. viene da 3 risultati importanti perché ha vinto a Bologna in 10, ha pareggiato contro la Lazio dopo aver sofferto per 85 minuti, è riuscito a vincere con la Fiorentina in una partita abbastanza equilibrata e comunque difficile contro la squadra viola. Con il Sassuolo, quando c'è il Milan, l'unica cosa assicurata è lo spettacolo e i precedenti ne sono la prova. L'ultimo in ordine di tempo è Milan-Sassuolo 4-3, stava davvero una gara bella, piena di gol. E pronostichiamo l'over e magari ritorna al gol anche Berardi, quindi pronostichiamo anche Bene, Berardi marcatore. bene, bene, poi vedremo anche i nostri marcatori. Lazio-Udinese, uno più gol, ecco anche l'Udinese come il Sassuolo, no? Si è reso conto di un campionato deludente, quindi Sì. sta cambiando la marcia per il girone di ritorno. La Lazio un po' più debole in questa seconda fase. Che succede? Beh, ti dico, la Lazio è una squadra che gioca, però prende troppi gol. La dimostrazione pure a Empoli, ha creato tantissime occasioni, ma alla fine l'Empoli è passato in vantaggio. Poi i biancocelesti hanno ribaltato la gara. Ma la stessa cosa è successa col Milan, è successa contro il Chievo Verona. E l'Udinese è una squadra che comunque può dare problemi, non troppi, sicuramente alla formazione di Inzaghi. Sì, l'uno più gol ci può stare, magari vedremo una bella partita. Bene, a questo punto andiamo avanti e troviamo, attenzione, Chievo-Pescara. Beh, insomma, parleremo, dicevo, fra poco dell'effetto Zebra, ma questo 5-0 sembra proprio un miracolo, davvero un miracolo, parlo ovviamente dell'ultimo Sì. risultato. Ecco, episodio sporadico, oppure a Chievo, o meglio, scusami, contro il Chievo, qui dice 2 Giovanni, e quindi dà fiducia a Zebra e al Pescara. Beh, il Chievo comunque fondamentalmente ha centrato la salvezza, si trova a 32 punti,
E dall'altra parte c'è il Pescara, è un'altra di quelle partite dove la differenza la faranno le motivazioni. E comunque il Chievo nelle ultime gare, eccetto la partita interna con l'Udinese, è una squadra che ha concesso anche abbastanza rispetto a come siamo abituati a vederla ed è andata anche spesso e volentieri in gol. L'over 2,5 te lo dico sicuramente, poi il 2 non lo so, magari un X2 ci mettiamo per stare più sicuri. Allora, Genoa-Bologna, attenzione perché se nella parte alta della classifica, 15 giornate, ma non sono né poche né tante perché più o meno lo scenario è quello, nella parte bassa invece effettivamente 15 giornate collezionare una serie di sconfitte potrebbe anche ribaltare, no? Poi ne parleremo, discorso salvezza. Dico questo perché c'è il Genoa, c'è il Bologna, che dice il pareggio, Giovanni dice vabbè, tagliamo la testa al toro X. Ma io vedo una piazza molto calda quella di Genoa, soprattutto per quello che è successo in settimana, per il fatto che è stato esonerato Juric, è arrivato Mandorlini. Io vedo l'1x e ci metto pure la combo over 1,5. Ti dico, se il campionato durasse 5 giornate in più, per il ritmo che stanno avendo queste due squadre, retrocederebbero loro al posto di due Pescara. fra Crotone, Pescara e Palermo, perché stanno deludendo ormai da diversi mesi. In particolar modo il Bologna viene da quattro sconfitte consecutive, una più incredibile dell'altra. L'ultima che si va ad aggiungere, quella contro l'Inter, un Bologna che si è chiuso, ha giocato per il pareggio. Alla fine si è preso il gol di Gabriel Barbosa, è stato il primo gol in Serie A per il brasiliano. E io vedo però un Genoa abbastanza motivato e anche spinto da Marassi, potrebbe andare a vincerla questa gara. La partita di cartello arriva adesso, Inter-Roma, Giovanni dice X, il che significherebbe dare un'impronta decisiva al campionato, salvo miracoli, no? Sì. A Torino. Certo, se pensiamo addirittura a una vittoria dell'Inter, chissà se ci scappa una festa in anticipo, la Roma ora non può più perdere terreno. No, Che sì, dici? sicuramente no. Io oggi ho visto la partita di Europa League della Roma. I giallorossi non erano concentrati, si vedeva, si è visto l'approccio della partita. Ellison è stato chiamato a più di un intervento fondamentale. È una gara difficile, fondamentalmente, che verrà quasi sicuramente decisa dagli episodi. Io pronosticherei il gol, e poi però, oltre questo, è difficile andare perché l'Inter ha un passo in casa da quando arrivò Pioli abbastanza importante e la Roma comunque ha una squadra di qualità a cui i nerazzurri devono portare rispetto nonostante la corsa in Champions, la corsa per la Champions che devono fare sui giallorossi. Pronostico il gol e magari uscirà pure la X, non si sa. Bene, allora noi dobbiamo chiudere con Fiorentina-Torino perché poi c'è insomma la super bomba che non possiamo proprio farla esplodere alla fine. X, dice Giovanni, tu che dici, Io Valentina? dico sì, l'X oppure l'over 2,5, comunque sarà una bella partita fra due squadre che mi sarei aspettato di vedere un po' più in alto in classifica perché sono due squadre costruite per fare meglio di quello che hanno fatto finora. Va bene, grazie Giovanni, mi raccomando, gioca sempre con noi, è bello anche questo scambio, no? Di vedute. Claudio, reggiti forte perché... Hai detto bene la superbomba perché si può addirittura questa schermata giocare con un errore, sarebbe clamorosa la vincita, stiamo parlando di migliaia di euro. Insomma, Migliaia di qui euro, sì. È davvero uno stile di vita che può cambiare. una bella vittoria, magari per chi ci ascolta giocasse e riuscisse a vincere una notevole schermata come questa, iniziando appunto la settima di ritorno. Napoli-Atalanta. Sì, i due anticipi, Napoli-Atalanta che si giocherà sabato alle 18, Juve-Empoli alle 20:45, sempre sabato. E loro mettono gli amici di Strike proprio queste due gare non gol. Alla prima sicuramente il riferimento sarà, credo, per l'Atalanta. Però io credo, come diceva Valerio, sarà una gara molto difficile questa per il Napoli, visto anche il campionato notevole che la squadra di mister Gasperini sta facendo. Io invece dico gol. Può Quindi segnare l'Atalanta a Napoli. alla faccia del no gol, E un anche qui. ribaltone, un ribaltone. Ecco, il no gol ce lo dice anche in questo caso Eh sì, il Raffaele credo che ha giocato la sua, che proprio sì. E ringraziamo, Juve-Empoli. Beh, no gol, immagino una vittoria credo. secca Eh sì, ha della Juve senza subire gol, lo no? stesso discorso come prima per il Napoli. Il no gol è riferito sicuramente all'Empoli. Però giocare dopo 3 giorni con la gara della Champions, qualche energia l'avrà portata via, anche se l'abbiamo detto prima, i ritmi non sono stati frenetici. Io qui, per non sbilanciarmi e dare anche all'Empoli qualche possibilità, dico over, minimo 3 gol.
Palermo-Sampdoria, diciamo, ha poco da perdere la Samp. Sì. Il Palermo deve Sì. mantenere, cioè deve alzare un po' il tono. Che dici? E loro dicono gol più over, dunque vedono segnare innanzitutto le due squadre e minimo 3 gol. Io dico, per quanto riguarda Palermo-Sampdoria, se dal Palermo non si vedono effettivamente, mi dispiace, segnali di ripresa. Nelle ultime due gare ha preso 7 gol dal canto suo, mentre la Sampdoria è migliorata tantissimo nelle ultime 4 gare. Basti pensare, 10 punti, 3 vittorie, un pareggio. Io qui vedo però il Palermo come ultima spiaggia, ma lo stiamo dicendo già da tempo, tant'è che il Palermo, se non vince con la Sampdoria, con tutte queste spiagge è meglio andare subito al mare. Metto 1x. Giustamente tu È pensi ultima spiaggia quest'assaggio di oggi, è primavera, ultima nella spiaggia spiaggia, ma per domani. quest'anno no, non mi far cantare. Allora, dunque, andiamo avanti con Crotone, giusto? Sì. Crotone-Cagliari, beh, anche qui insomma una partita delle Questa è deluse. una combo X più under che vuol dire Sì. solo due cose, o 0-0 o 1-1. E anche questa però è molto difficile da pronosticare, secondo me, se da un lato c'è una squadra che sembra il Crotone ormai spacciata a 13 punti, dall'altra c'è un Cagliari, per quanto riguarda la classifica, a 28, a 15 punti dal Crotone, abbastanza tranquilla. Io anche qui credo che le due squadre giocheranno una per avere le ultime speranze e l'altra per giocarsi la gara. Dico anche qui over, minimo 3 gol. Ecco, Sassuolo-Milan, il Sassuolo abbiamo detto, insomma, sta Sì. provando, no, a invertire la rotta dopo un avvio sottotono. Il Milan deve tornare nella zona, Europa già c'è, Certo, nella lotta certo. per la Champions, e qui nella Super Roma si dà fiducia al Milan. Tu Però gli dai loro fiducia? mettono due addirittura non gol, No cioè gol vuol vedono dire che proprio vincente il vince il Milan Milan che il Sassuolo senza ne... subire. Forse è Esatto. questo un altro miracolo, Sì, che è sapete? bravo, bravo, esatto. Però devo dire che per quanto riguarda il Sassuolo, però hanno, diciamo, quasi ragione, perché è curioso il cammino. Vince le ultime 3 trasferte e perde le ultime 3 partite in casa, compresa quella in Coppa Italia con il Cesena. È veramente curioso questo fatto. In casa il Sassuolo sembra avere quasi dalla sua un nemico, non sarà il pubblico, ma sarà proprio l'emozione di giocare davanti al proprio pubblico. Io invece dico gol, perché avevi ragione, anche il Milan comunque non ha una difesa di ferro, gol. Bene, Lazio-Udinese X più under E qui è 2,5, lo quindi stesso discorso immagina, di prima. non sappiamo se sarà una gara sottotono, però non con molti gol, giudicare Se dal mettono, pronostico. sì, se mettono l'X e under, non vedono, secondo loro, anche se sta facendo un ottimo campionato alla Lazio, non brillante. L'Udinese, francamente, quest'anno è assolutamente indecifrabile. Anche Mister De Neri, con lui le cose in panchina non sono cambiate, la squadra ha veramente dei risultati altalenanti. Io direi anche qui over, perché la Lazio giocherà sicuramente per vincere. Chievo-Pescara, il Pescara che ricomincia a sognare. Sono bastati 90 minuti proprio Bravo, per rimettere in auge bravo. tutte le motivazioni di una squadra che per una volta ha giocato per vincere, al di là di quello che Assolutamente. sarà poi alla fine. Spensierata, direi. Continuerà Come diceva e ha detto Zeman, con la testa libera. questa Vedendo, cosa, Domenico? due più gol, dico che la tendenza della squadra di Zeman sta cambiando, perché prima, quando si vedeva il Pescara in casa, vedevamo il 2, quando fuori casa vedevamo l'1. Qui 2 più gol. Io dovesse vincere a Verona con il Chievo, sarebbe veramente d'applausi la squadra di Zeman. Io 5-0 al Genova veramente non me l'aspettavo, anche se effettivamente il Genova è in crisi, ha cambiato anche allenatore, però diciamo, la filosofia di Zeman non cambierà. Io dico over anche qui, credo proprio che quando si tratta del Pescara di Zeman, o prende i gol o li fa, non vedremo mai 0-0. E a proposito del Genoa in crisi, c'è questa gara con il Bologna che certo non ha un periodo florido nemmeno lei, uno più gol. Sì, queste sono due squadre che effettivamente stanno andando molto male. Bisogna dire che per il Genoa, appunto, lo dicevamo poc'anzi, il clamoroso 5-0, c'è Mandorlini domenica in panchina, il Bologna è in crisi ormai da tempo. Dico gol proprio per sperare che sia fra tutte e due le squadre una partita a viso aperto. Inter-Roma, eccolo il Sì, il big big match, match, sì, è qui vero. c'è una vittoria della Roma, proprio probabilmente perché immagina, però Sì, attenzione. evidentemente si presenta meglio, comunque è lanciatissima la Roma, sia in Europa League, ricordiamo i 4 gol a Villarreal, e in campionato. L'unica forse che ha qualche speranza di riagganciare la Juve, altrimenti il campionato è chiuso come negli ultimi anni. L'Inter ha qualche acciacco, Miranda squalificato, Murillo
se giocherà non sarà in buone condizioni, parliamo della difesa, che con la Roma sicuramente sarà il reparto chiamato in causa più di tutte, non è facile assolutamente. Io dico gol perché spero di non vedere uno 0-0. E chiudiamo anche qui con Fiorentina-Torino, un pronostico che va a favore del Torino, cioè sta un po' scendendo leggermente. Sì. Una combo che vede vincere il Torino e over minimo 3 gol, sarebbe come prima cosa vedere questo risultato, una sorpresa proprio per i tifosi del Toro vincere a Torino, ma non so se la Fiorentina è una squadra che gioca bene, predilige il possesso palla, a Kalinic, Bernardeschi, Porcavalieri, insomma la qualità non manca a questa squadra. Il Torino giocherà sicuramente prevalentemente in contropiede, c'ha i giocatori per far male alla Fiorentina come Belotti e Ljalic, oppure Iago Falchi anche stesso, che sta giocando nell'ultimo mese molto molto bene. Io chiuderei con una fissa X con una buona quota. Allora, velocemente dalla regia ai marcatori, in modo tale che poi, perché insomma siamo stati esaustivi nei pronostici, abbiamo insomma direi ci proprio di la sì. Sigla, però dobbiamo dire ancora qualcos'altro. Vediamo un po' i marcatori. Valerio, che ne dici di questa che sembra ermitica di questo scenario? Mertens, Muriel, Suso, Caprari, Simeone, Icardi. Mertens non lo so perché forse non parte titolare. Muriel fuori casa non lo vedo marcatore. Suso contro il Sassuolo in una gara che può essere ricca di gol, sì, potrebbe andare a segno. Caprari in Chievo-Pescara, con Zeman, sì, diamolo come marcatore, anche perché viene dalla doppietta contro il Genoa. Simeone non sta attraversando un momento proprio brillante e nonostante ci sia davanti il Bologna non mi sento di dirlo marcatore. Icardi torna in campo con l'Inter dopo 21 giorni e probabilmente avrà voglia di tornare al gol e di caricarsi la squadra sulle spalle, quindi sì, diciamo Icardi marcatore. Allora, dunque, gli ultimi minuti tutti per il Pescara, c'è stato il ritorno di Zeman e tutti lo chiamano effetto Zeman, c'è stata la goleata del 5-0 inaspettata, una sorpresa, un miracolo, chiamatelo, chiamiamolo come vogliamo. Claudio, il campionato per il Pescara è cominciato domenica scorsa? E sicuramente sì, nell'entusiasmo, nel risultato, avere la testa libera, ripeto, come ha detto lo stesso Zeman, perché con 2 giorni di allenamento, certo, i miracoli non si possono fare. Lui ha detto non pensate alla salvezza, perché sarebbe veramente paradossale, più di un miracolo direi, per come il Pescara è andato fino adesso. Ricordiamolo comunque, noi siamo abruzzesi, facciamo il tifo per il Pescara, è la prima vittoria sul campo del Pescara, bella, 5-0, ma il Pescara non aveva mai vinto. Inizia il campionato, sì, se dovesse il Pescara veramente fare 2-3 risultati, perché no? L'Empoli va in un campo difficilissimo, lo abbiamo detto, potrebbe vincere a Verona il Pescara e stare magari a 5, 6, 7 punti. Voglio dire, con Zeman tutto è possibile, però stiamo in Serie A, la squadra è quella, l'entusiasmo ti porta all'inizio a fare il risultato come ha fatto appunto 5-0 sul Genova, sembrano altri giocatori, abbiamo rivisto queste diagonali, questi scambi veloci con Caprari che lui aveva prima detto già all'intervista, un giocatore che può fare meglio, che può segnare diversi gol in Serie A e la doppietta ce lo ha detto, ha messo questo giocatore ex Lanciano, credo, Cerri, che ha entusiasmato all'inizio cacciando subito il sorriso a Zeman andando in panchina a abbracciare tutta la panchina. Andrea, che dire, lo speriamo tutti, perché non poteva andare così su? Beh, insomma, ha ridato un po' di fervore. Eh sì, l'entusiasmo che ci vuole. Questo lassismo. È vero, rassegnazione. Disperazione in 90 minuti, l'adrenalina è tornata, grazie a mille. Valerio. Ha cambiato il modulo o invece ha inciso sulle motivazioni? No, il modulo è rimasto sempre lo stesso, il 4-3-3 che è di marca zemaniana sicuramente, ha dato una scossa all'ambiente, però bisogna anche ricordare il calibro dell'avversario, come diceva Claudio prima, che ovvero davanti c'era, di fronte a Pescara, anzi c'era il Genoa, che non sta sicuramente attraversando un particolare periodo di forma. Io sinceramente la salvezza la vedo... non impossibile, perché impossibile non c'è nulla nel calcio, però
davvero, davvero difficile, difficilissima, visto che siamo a 10 comunque. punti, se vediamo con Sì, l'Empoli. sono 10 punti, mancano 14 o 13 gare e son poche perché comunque di queste gare ne giocherai la metà in casa, di questa metà di gare che giocherai in casa ci Mettiamoci sono Juventus, Juventus e mettiamoci Roma, Milan, però c'è quindi Pescara Empoli, ecco, lì sì, bisogna stare c'è attenti. Empoli No, Pescara, sì. Empoli Pescara. Sì, vedere magari domenica sera l'Empoli molto probabilmente perderà a Torino. Se dovesse fare Beh, lì risultato, stare a insomma 7 punti, anche l'Empoli potrebbe comincia ad avere un po' avere. di patema Eh? Eh beh, d'animo. 7 punti sono due gare, voglio dire. Anche se chiaramente il Pescara dovrà incontrare Allora, squadre. non so se però l'effetto Zeman potrebbe portare benefici a lungo periodo. Pensiamo a una Serie Esatto. B, pensiamo all'anno prossimo. Chissà se con questa nuova impostazione di Zeman qualche giocatore potrebbe Ah, sicuramente, restare per tentare un ritorno subito, insomma. sicuramente Zeman, questo è il doppio lavoro che il presidente Sebastiani gli ha chiesto. Uno di tentare l'impossibile, perché così è, e l'altro di mantenere con sé quei calciatori che sicuramente Zeman, giovani, senz'altro, perché questa è la politica di Zeman, potranno fare, come ha fatto già 4-5 anni fa, riportare il Pescara in Serie A, gente come Caprari, se l'Inter, darà la possibilità di rimanere magari in Serie B, però, io capisco anche il giocatore che è uno lì davanti dei più pericolosi, se ti chiama l'Inter chiaramente, non puoi scendere così in Serie B perché l'occasione è una di andare a giocare alla Scala del Calcio. Però Zeman vede al di là di quello che vedono altri, potrà portare a Pescara dei giovani con entusiasmo che per la prima volta giocano la Serie B come lo erano i giocatori, precedentemente presi da Zeman e riprovare a portare il Pescara in Serie A. Perché no? Questo ha a 79, a 69 anni, un entusiasmo da ragazzo. Allora, le pedine per chiudere sono le stesse. L'allenatore è cambiato, Valerio, e questo il Beh, punto? a me non piace pensare che i giocatori remino contro l'allenatore, perché a questi livelli non. Beh, no, A questi forse livelli non. l'allenatore a favore. Beh, sì, però non. Cioè, sicuramente è riuscito a cacciare ai giocatori il meglio da loro, è riuscito, non dico tanto a metterli nei ruoli giusti, perché ripeto, il modulo è sempre quello. Però a dare magari delle motivazioni che Oddo non riusciva a dare e comunque ha trasmesso un'altra idea di calcio che è diversa da quella di Oddo, subito delle verticalizzazioni appena si recuperava palla, meno gioco, sulle fasce per cercare la punta centrale poi con i cross e quindi un altro tipo di calcio sicuramente e sicuramente un altro tipo di allenatore che farà un altro, percorso rispetto a quello di Oddo, un altro tipo di lavoro. Ora non perdiamoci a parlare dei gradoni di Zeman perché ci sono tanti metodi di allenare, però a noi ci mostrano sempre solo i metodi di Zeman. L'allenatore buono non è solo quello che, come si suol dire, li fa correre i giocatori, Beh, l'allenatore buono ce ne assolutamente, stanno tanti. poi voglio dire, c'è sempre una scossa nello spogliatoio, nella testa dei giocatori quando c'è un cambio di Sì, è allenatore, vero, lo sì. vedremo anche con il Genoa, con Mandorlini, non è, Certo. ecco perché Andrea giustamente diceva, poi nel Beh, proseguo del diciamo, campionato lui vuole vediamo un'uscita quando, al e testardo. certo, ecco, quello che, Con un esatto, pizzico quello di che chiede anche il follia, no? presidente, esatto, con qualche vittoria in più, uscire a testa alta e non come stava facendo, assolutamente. Riuscire a fare una Serie A di tutte le gare, 38, senza vincerne una, No, no, anche sarebbe perché poi i stato tifosi sono è più deludenti. deludente, Certo. ma un record negativo che non c'è mai stato a nessuna squadra. Va bene, allora ci dobbiamo salutare. Grazie anche per questa sera, Valerio Di Grazie a Fonso, tutti quanti e buonasera a Claudio tutti. Grazie Pacella. Andrea, grazie a tutti. Grazie al nostro pubblico, vi aspetto ovviamente con le nostre scommesse sportive giovedì prossimo su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buonasera a tutti.